Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo nella splendida Valle Maira di nuovo. Sì, siamo in Valle Maira e stiamo salendo al Monte Gioberto o Giobert. O Giuberto, Gioberto per gli amici, vedete voi. Sono circa 1000 metri, quasi 1000 metri di dislivello. E sarà una bella salita nel bosco e poi vedremo su come sarà. Per arrivare al Monte Giobert si lascia la macchina a Borgata Preit nel comune di Canosio. Si prosegue fino a incontrare la sbarra che limita la strada e si parcheggia l'auto nell'apposito piazzale. Poi proseguiamo su strada asfaltata fino a incontrare il Grange Selvest. Successivamente, superato il ponte, giriamo a sinistra in direzione Borgata Colombero. Dai, andiamo a vedere com'è sto monte, va, Duma. Andiamo a trovare Giubert. Siamo arrivati alle Grange Colombero Sottano, adesso proseguiamo sempre lungo la strada. Strada che è per lo più una lastra di ghiaccio, quindi in questo periodo, con questo clima, molto utili i ramponcini per evitare spiacevoli cadute. Arrivati a questo bivio, incontriamo il cartello che ci indica Borgata Convento e noi prendiamo questa direzione. Quindi giriamo a sinistra e continuiamo la nostra salita, sempre su neve un po' ghiacciata, un po' no. Abbiamo raggiunto Borgata Convento, sempre su strada ghiacciata. Continuiamo adesso a salire lungo il pendio. Dai che la salita comincia a salire. Finora è stata abbastanza tranquilla, almeno fino alle Grange Convento. Da qui si sale. Salita piuttosto ripida, anche se sotto il bosco. Finora il sole non si è ancora visto. Staremo camminando da una ora e mezza, sì, più o meno. Vabbè, speriamo di vederlo presto perché all'ombra comunque non fa freddo ma non fa caldo. Siamo ai piedi della Rocca dell'Aquila, che è quel becco appuntito lì. Noi invece proseguiamo in questa direzione, quasi dritto per dritto. Dai che siamo sbucati al sole! E questa è la bella notizia. La brutta notizia è che ovviamente la neve diventerà sempre più schifida. Però si sta bene. Salita sempre bella sostenuta, non molla praticamente mai. Se giù nel bosco si camminava praticamente su una lastra di ghiaccio, qua si cammina su una neve che a tratti sfonda e si va giù di un bel pezzo. Per questa salita non esiste un vero e proprio sentiero, una traccia, si va un po' su a casaccio, infatti a certi tratti tiriamo su dritto per dritto. Per questo vi lasciamo qui sotto il download della traccia GPS, così sapete orientarvi meglio. Ragazzi, fa un caldo allucinante, ci saranno 30 gradi, potrebbe essere giugno, sì, se non fosse per la neve ancora, quella poca neve ancora presente. Oh, ragazzi, siamo arrivati su questa piccola cresta e il panorama da qua pazzesco. Piccola salita su queste facili roccette, niente di complesso. Non poteva mancare laggiù il Monviso. Bello il panorama da qua. Da qui si vede molto bene Rocca La Meia, quel punto lì. C'è anche, se non sbaglio, il canale di salita che avevamo fatto quest'estate in un video che vi lasciamo qua. Ravanando scendiamo e arriviamo sulla cima lì. Vetta del Monte Giobert raggiunta e
Udite, udite, niente vento, ragazzi. E che incredibile. Spettacolo di giornata! Sì, giornata pazzesca, troppo calda. Mi dispiace tanto per l'ambiente, ma sono felice per Anna, che oggi non ha sofferto. Panorama da qua che comprende Monviso e da questo lato Rocca La Meia. Oggi il panorama ve lo posso far vedere solo tramite GoPro, in quanto qui il drone non può volare perché parte della Valmaira è interdetta al volo. Quindi questo è il panorama magnifico che c'è qua sopra. Adesso in tutta tranquillità ci spariamo un mega paninetto senza vento e senza freddo. Dai ragazzi, anche oggi è arrivato il tanto agognato momento del panino con frittata di piselli e ketchup e non lo so che cos'altro. No, è salsa di pomodoro e pate di olive. Vabbè, ho ciccato tutto, buonissimo, sa, è un gusto spettacolare. Mentre Anna l'ha azzeccata. Sì, mentre Anna c'ha una tortina, beh. Sì, una frittatina dolce al cacao e banane. Buona, raga, fidate. E poi se volete vi do la ricetta, chiedetemela. Scrivetele via mail. Mentre Riccardo prepara il caffè e intanto ci godiamo questa bellissima giornata, io ci tenevo a ringraziare tutto il mio mini fan club che nelle ultime settimane, dopo la spacchinata sulla Sea Bianca, mi ha scritto, insomma, incoraggiandomi, sostenendomi, perché non mollare, Anna, non arrenderti. Quindi grazie, carinissimi. E in effetti sì, diciamo che nell'ultimo periodo la salute non mi ha troppo accompagnata, è stato abbastanza faticoso sostenere le salite in montagna. Cercherò di capire, insomma, cosa sta succedendo. Penso e spero nulla di grave, però qualche approfondimento non fa mai male. E quindi, complice il freddo, il vento e la fatica, diciamo che non è stato facile. E oggi però me la sono goduta, dai, quindi niente vento, una bella giornata, una bella escursione, un bellissimo posto. E quindi nulla, ci tenevo a dirvi grazie perché, insomma, siete stati carinissimi tutti quanti. Dai, dopo questa splendida mangiata in questa splendida giornata calda, tiepida per lo più, possiamo prendere la via del ritorno e ci vediamo fra un po'. E anche la discesa ce la facciamo più a casaccio della salita, giù di qua e via. Dai, ormai siamo arrivati alla borgata con vento, quindi poi da lì sarà tutta strada facile, per cui noi vi salutiamo. Oggi ci siamo goduti questa bellissima salita per racchettatori livello medio, quindi normalmente da fare con le ciaspole. Oggi noi abbiamo usato i ramponcini perché c'erano dei punti coperti di ghiaccio, neve abbastanza poca e bassa, quindi niente di troppo impegnativo da quel punto di vista. Il percorso è molto bello, passa inizialmente nel bosco, poi c'è qualche radura, poi si fa un pezzetto in cresta finale, molto bello, discesa, stessa via di salita. Qui sotto, come sempre, vi lasciamo in descrizione i dati della salita e più dati e più foto anche sul nostro blog www.esplorefotografo.it. Vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri social e dove saremo la prossima settimana non lo sappiamo, si vedrà. Nel frattempo lasciateci un like, iscrivetevi al canale che noi ci gasiamo un casino quando vi iscrivete, ci fa molto piacere. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao!